Proprio di foto simboliche, il prossimo ospite che è arrivato ve lo presento così, vi faccio vedere com'era prima della cura. Era qui all'area che tira e lui era così, guardate, insomma una chioma abbastanza fluente, ne parlammo anche. E poi invece c'è stata la cura e lui ha voluto da solo raccontarsi sui social, guardate. Lo so che i miei video sono abbastanza solitamente istituzionali, però in questo momento non potevo non condividere con voi questo momento. Mi sono finalmente, dopo 3 mesi, tagliato i capelli. Arrivederci. Allora, per Carlo Cottarelli è sicuramente iniziata la fase. Ma dov'è adesso? Abbiamo un Cottarelli vero in tutto ciò? Mi sono persa Cottarelli. Eccolo, eccola qua. E per lei la fase 2 è iniziata sicuramente, Cottarelli. È stata una liberazione, non ce la facevo più. Non è che ce ne fossero tantissimi di capelli, perché sono quel che sono, però insomma mi sento un po' più pulito Senta, adesso. ecco, allora lei con i suoi nuovi capelli frugali mi fa venire in mente questi paesi frugali che non vogliono il recovery fund, ma bisogna chiamarli frugali, bisogna chiamarli tirchi, come dice oggi Enrico Letta, bisogna chiamarli ciechi, come ha detto Massimo Giannini. Che sono questi quattro paesi? Un po' antipatici, diciamo. In realtà non è che non vogliono il recovery fund, però vorrebbero che fosse meno generoso di quello che, per esempio, hanno proposto Francia e Germania, soprattutto perché si farebbero non trasferimenti a fondo perduto, ma prestiti. Non è una differenza completa, attenzione, perché il prestito, vabbè, l'Italia riceve 100, deve restituire 100 più gli interessi. Con un trasferimento riceve 100, però siccome l'Unione Europea, che si indebita per finanziare l'Italia, non ha fonti proprie di finanziamento, poi nei prossimi anni i vari paesi, compresa l'Italia, dovrebbero fare trasferimenti verso l'Unione Europea per consentire all'Unione Europea di ripagare il proprio debito. Però ovviamente non sarebbe un trasferimento che è proporzionale ai soldi ricevuti. E questo è il Però vantaggio rispetto le faccio una al domanda, perché venerdì è venuto a trovarmi Enrico Letta, ha detto una frase che mi ha molto colpito. Per la prima volta, la grande rivoluzione sarà che in Europa non si ricevono soldi in base alla propria forza, al peso specifico, ma in base ai propri bisogni. Ebbene, questo è davvero qualcosa di molto importante, o no? sì, che qui non è una novità assoluta perché anche, ci sono sempre stati i cosiddetti fondi strutturali che venivano trasferiti sulla base delle necessità dei vari paesi, però questi sarebbero un importo molto grosso a fronte del quale l'Unione Europea si indebiterebbe, forse questa è la vera novità. Ci sarebbe la possibilità per importi elevati per l'Unione Europea per indebitarsi, quindi finanziare questi trasferimenti in deficit, cosa che formalmente non sarebbe così, perché bisognerà trovare l'Unione Europea non può andare in deficit formalmente, ma in pratica sarebbe così. Allora, voglio